troviamo a Milano in compagnia della nuova Leica SL2. Evoluzione della SL1 migliora in tutto e specialmente il campo video porta delle novità incredibili. Adesso siamo un po' in giro a provarla un po' per vedere come scatta questa nuova macchina. Nuova ammiraglia, full frame, ottica intercambiabile, mirrorless di casa Leica. Porta con sé il sensore da 47 megapixel già visto sulla Leica Q2 e il processore Maestro 3. Insieme porta un sacco di novità, prima tra tutte nel campo video. Ha una modalità video dedicata al mondo cinema, appunto si chiama Cine Mode. Ci permette di filmare in 5K 30fps o in 4K 60fps, 422, 10 bit, in scheda SD a 400 megabit per secondo, quindi non abbiamo più bisogno del Ninja esterno o altri camcorder, quindi veramente impressionante. Può filmare in 1080 a 180 frame per secondo, ha una raffica di 20 foto al secondo. Un mirino EVF da 5.75 milioni di pixel, lo stesso visto già sulla S1, ma questa qui, a differenza della S1, monta davanti un vetro Leica, quindi la qualità percepita è ancora migliore. Il grip è stato migliorato ancora di più che la S1 e diventa ancora più comodo da tenere in mano, si riesce a tenere con due dita nonostante pesi 870 grammi. Il nuovo processore, nonostante sia molto più potente, permette lo stesso numero di scatti con la batteria, quindi veramente incredibile. E tutto il design è stato curato alla perfezione. I pulsanti dietro sono stati semplificati, rimane il joystick per la messa a fuoco. La messa a fuoco è veramente incredibile e al tracking oggetti e persone. Addirittura quando inquadro lui riconosce le varie persone dentro la scena inquadrata e col joystick dico che faccia voglio che vada a fuoco e pam 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 va a fuoco subito. Sopra abbiamo il solito display che ci permette di vedere in che modalità di scatto stiamo lavorando, cliccando possiamo cambiare tutto, tutti i pulsanti sono personalizzabili. Una macchina veramente votata al professionista estremo perché porta con sé tantissime, tantissime migliorie di un prodotto già incredibile. Tropicalizzata, robusta, potente, è veramente una SL dopata all'impossibile. Un prodotto completo, uno tra i prodotti più completi attualmente sul mercato, sia fotocamera che videocamera. È veramente perfetta per qualunque destinazione d'uso. Il prezzo è sceso rispetto al precedente modello in data di lancio, infatti si assesta sui 6.100 euro. Sicuramente un valore, un prezzo importante, ma assolutamente adeguato al tipo di brand, al tipo di prodotto e al service e il mondo che c'è intorno a questo brand. Abbiamo modo di provarlo oggi in anteprima, è stata lanciata appunto proprio oggi. Leica ci assicura che comunque da qui ai prossimi 5 anni rilasceranno comunque aggiornamenti che permettono di mantenere il prodotto sempre aggiornato nel tempo. Ricordiamo che l'otturatore è meccanico e fa 20 foto al secondo, quindi anche per un professionista sportivo è incredibile. Il vantaggio grosso di questa macchina è che monta la baionetta nuova della Leica, appunto, che può così montare sia le lenti Panasonic del nuovo sistema S, sia le lenti della Sigma, quindi veramente un parco ottiche importante.
Inoltre può montare tutte le lenti Leica M, ovviamente, e le lenti cinema. Uno tra i prodotti più belli che io ho avuto modo di avere in mano, sia a livello tecnico che a livello di design che a livello di ergonomia. Veramente me ne sono già innamorato.